L'azienda per il diritto agli studi universitari di Teramo ha presentato il progetto di carpooling rivolto agli studenti universitari per la mobilità in ambito urbano e per il raggiungimento delle sedi universitarie. L'obiettivo è quello di facilitare gli accessi ai poli dell'Unite, favorendo l'utilizzo della piattaforma in modo da diminuire gli impatti ambientali generati dall'utilizzo dei veicoli usati negli spostamenti degli studenti e della comunità universitaria in ambito urbano, attraverso la condivisione di un'automobile privata da persone che percorrono lo stesso tragitto. Questa azienda vuole in pratica fare in modo che lo studente abbia tutte le condizioni ottimali, ma per poter diciamo, svolgere il proprio ruolo, il proprio percorso formativo. Ma si pone, è un'azienda però che guarda con molta attenzione a tutte quelle che sono le problematiche, in particolare le problematiche ambientali, e questo il carpooling è un progetto che si pone questo obiettivo. Mettiamo in collegamento il drive con chi vuole essere trasportato, chi vuole un passaggio sostanzialmente. Solamente lo mettiamo in garanzia, nel senso il drive deve essere registrato in piattaforma, deve essere abilitato, quindi c'è una macchina idonea, assicurata, col bollo pagato, con la revisione fatta e lui con una patente. Quindi c'è anche un controllo, come dire, documentale dell'attendibilità di chi si qualifica come drive. Noi ad oggi partiamo con la città di Teramo e quindi partiamo con quattro poli di interscambio che abbiamo individuato per adesso, e che è la stazione di Piano d'Acqua, la stazione ferroviaria di Teramo Città, Terminal Bus di San Francesco e Piazza Garibaldi, da questo verso i poli universitari. La piattaforma e il sistema mette in collegamento chi vuole essere trasportato con chi vuole dare passaggi. Il beneficio del drive è quello di avere una ricarica sul borsellino elettronico che genera il QR code per andare a mensa, e quindi noi ricaricheremo mensilmente, trimestralmente, in base a quanti passeggeri ha portato il drive, il borsellino elettronico per andare a mensa, che sta all'interno del circuito della piattaforma dell'azienda per il diritto allo studio.